Ciao ragazzi, vi rubo veramente solo qualche minuto per avvisarvi che a breve finalmente esce il primo video sul nuovo canale. Per chi si fosse perso le mie pubblicazioni nelle ultime settimane, vi faccio un veloce riassunto. Ho aperto un nuovo canale dove caricare video sul bushcraft, sul campeggio essenziale e in generale sulla vita all'aria aperta. Video più curati dal punto di vista delle riprese. Ogni tanto qualcuno mi scrive: guardando i tuoi video sembra di essere lì con te nel bosco. Ecco, cercherò di portarvi all'interno delle mie avventure utilizzando le immagini e i suoni piuttosto che le parole. Il canale ha già più di 1000 iscritti, non essendoci ancora nulla sopra, e di questo sono molto contento. Vi ringrazio per la fiducia e spero che arrivino molti altri iscritti quando comincerò a pubblicare contenuti con regolarità. A proposito, vi siete già iscritti? Se non l'avete ancora fatto, fatelo ora utilizzando il link che trovate qui sotto in descrizione, il primo link dove c'è scritto nuovo canale. Voglio dare qualche anticipazione perché so che state aspettando con impazienza ormai da diverse settimane e per questo vi ringrazio. Come ringrazio tutti coloro che stanno donando un euro per aiutarmi ad acquistare una nuova fotocamera di livello professionale per il secondo canale, e perché no, anche per questo. Ragazzi, veramente grazie di cuore, siete i numeri uno. Non è indispensabile che doniate. Io sono già molto contento per il fatto che vi siete iscritti, però qualora lo voleste fare, potete utilizzare il secondo link che trovate in descrizione. Ho fatto il matto e me ne sono andato da solo nel bosco, stavolta per diversi giorni. Sono andato attrezzato, il video non sarà assolutamente una sfida di sopravvivenza, sarà un racconto di questa mia esperienza in solitaria nel cuore della foresta, delle giornate passate a provvedere alle mie necessità utilizzando i pochi attrezzi che mi sono portato. La difficoltà maggiore è stata, come al solito, quella di dover filmare in condizioni meteorologiche avverse. Stavolta, a parte il freddo, ho beccato veramente tanto tanto vento e lo sentirete molto bene nelle riprese. Quello che mi è piaciuto di più è stato il rapporto di amicizia che ho stabilito con la legna. Lo so che è da pazzi, raga, ma in quei giorni ho raccolto, tagliato e spaccato veramente tanta tanta legna, quasi tutta betulla. Molta di più di quanto abbia mai fatto in qualsiasi altra uscita o campo invernale. Mi sono accorto che avendo a disposizione gli attrezzi giusti e imparando ad usarli in maniera efficiente, la raccolta della legna, da rottura di scatole che era, diventa un piacere. Una volta che si impara a dosare le energie e a sfruttare tutte le potenzialità della sega e dell'accetta, lasciando che siano loro a fare la maggior parte del lavoro, la fatica lascia il posto ad un senso di soddisfazione e la legna diventa vostra amica perché una volta messa sul fuoco vi darà cibo e calore. Spero che il video vi piaccia, ragazzi. Ho terminato il montaggio pochi minuti fa, non vedo l'ora di farvelo vedere e soprattutto non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti. Di recente, come avrete notato, ho cambiato il giorno e l'orario di pubblicazione dei miei video ed è stata una scelta intelligente perché le visualizzazioni sono in aumento. Ora pubblico il lunedì alle 20 e quindi questo lunedì, al posto del video settimanale qui su Live Story Outdoors, vi beccate il primo video sul nuovo canale. Vi ricordo ancora una volta che trovate il link per iscrivervi al nuovo canale qui sotto nella descrizione. Vi consiglio di attivare la campanella perché così, se per caso vi siete scordati, lunedì sera YouTube vi manda una bella notifica e andate immediatamente a vedervi il video. Grazie per il vostro sostegno, ragazzi, e ci vediamo lunedì alle 20 sul nuovo canale.